bentornati sul canale, sono al Motorbike Expo a Verona. Ci sono molte cose da vedere, molte cose customizzate, ma per iniziare voglio portarvi in uno stand molto particolare dell'esercito. Andremo a vedere le moto storiche che provengono direttamente da Roma, le moto Guzzi. Venite con me. E cominciamo subito con una bellissima moto. Questo qua è il Super Alce 500 Guzzi del 1943. 500 centimetri cubi di cilindrata, 18 cavalli, 4 marce. Cioè, ti rendi conto? 4 marce, 110 km di velocità massima, e questo qua era in dotazione all'esercito. Guarda qui che forte, benzina e olio. Ho scritto sopra Super Alce. Non aveva niente, nessuna strumentazione qua davanti. Questo probabilmente, non so cos'era, era per bloccare lo sterzo, credo che fosse tipo un meccanismo di sicurezza. Guarda che spettacolo. Qua magneti Marelli con la protezione davanti, chiaramente per non infangarsi. Terminale moto Guzzi. Notare che l'unica ammortizzazione dietro era queste, cioè queste molle sul sedile. Non c'era, cioè sì, questo tipo qua, non so, come delle pinze strane. Bellissima. Sarà, guardate la forcella com'era, tutto in metallo. Allora, qui altri particolari. Questo, guarda, due diciamo marcia avanti e marcia indietro, perché chiaramente aveva le marce invertite, cioè queste qua dove normalmente adesso c'è il freno, qua ora ci sono le marce, qua le pedaline per il passeggero. Bellissimo, bellissimo mezzo, spettacolare. Poi ragazzi, guardate qua, questo è un altro Aerone del 1957. Questo è un Falcone 500 del 1970, già guardate molto più grande, molto più imponente, no? Quindi molto più potente. Qua arriviamo a 26 cavalli, 4 marce, 130 km orari di velocità massima. Veramente bellissima. Anche qua vedete come c'era la protezione, no? Davanti, sempre per proteggere le gambe, e anche qua abbiamo i comandi invertiti, cioè le marce erano a destra e il freno a sinistra. Qui avevamo soltanto il contachilometri, veglia Borletti, 379 km questo esemplare, quindi qualche dettaglio in più c'era, bel serbatoione con, diciamo, sagomato per le gambe, veramente veramente belle queste moto. Pensate che poi questa moto qua fu adottata dai bersaglieri, dai carabinieri, dai vigili urbani, dalla guardia di finanza e anche da altri corpi militari, quindi veramente un'adozione a tutto campo. Guardate qua sotto comunque com'era abbastanza scoperta, non era molto protetta questa parte del motore. Ora qui era scritto qua 1,5 atmosfere, quale pressione confer le gomme. E qua invece un'altra marca, abbiamo una Indian, chiaramente casa motociclistica statunitense. Questo era 3 marce, 120 km orari, però 750 centimetri cubi. Era un bicilindrico, vedete? Due cilindri. Molto semplice anche questo, vedete? La sella ammortizzata con le molle. Molto particolare. Qua aveva tre serbatoi, cioè tre tappi. Sinceramente non so dirvi come mai. Però c'era sempre quel pomello che probabilmente serviva per bloccare lo sterzo. Poi continuiamo qua. Qua i motociclo bianchi. Guarda che bello, guarda che bel marchio. Sempre con questi colori militari. Qua c'era la gomma, guarda, per appoggiare le cosce, fatta dalla Pirelli. Tutto italiano qua. Qua invece abbiamo il motociclo Gilera Saturno 500. Questo è del 1951. Guarda qua, scritto qua di lato. Gilera Arcore. Fantastico. E adesso andiamo a vedere qualche moto lì dei carabinieri. Qua siamo invece dai carabinieri e vediamo un po' le moto Guzzi. Allora, qua c'è un moto Guzzi V50, guarda qui, eccolo qua, leggendario Guzzone. Poi qua abbiamo la California Guzzi, molto molto bella. Guarda qua la stemma sopra sul parafango, moto molto eleganti, il famoso bicilindrico a V che sporge ai lati. Allora questa anche spettacolare. E qua abbiamo il Falcone, costruito in 16.000 esemplari, sempre Guzzi ovviamente. Molto bello, con la radio dietro, guardate.
Guarda qua, c'aveva la sirena probabilmente. Anche questo solo a conta chilometri, non aveva indicazione della benzina. Lì le foto dei ricercati, protezione completa dal vento. Andava molto molto comodo. Guarda qua, c'era il telefono. Che spettacolo. Pensate che questa moto qua, il Falcone, era stata proprio richiesta alla Guzzi dall'esercito italiano e poi ha avuto amplissima diffusione anche verso il pubblico civile, perché proprio era di una alta semplicità meccanica e il costo di manutenzione era irrisorio, quindi ha permesso appunto una produzione fino ad arrivare a 16.000 modelli, pensate. Beh ragazzi, i mezzi dell'esercito e dei carabinieri a me affascinano sempre tantissimo. Adesso vi faccio vedere altre cose interessanti, sono qua all'Ambretta Club Triveneto. L'Ambretta, cioè l'epica battaglia tra l'Ambretta e Vespa. Adesso vado a chiedergli, ma è meglio la Vespa o la Lambretta? Ecco qua, questa deve essere una Lambretta un po' modificata, Chimera The Twin Conversion Kit. Ma è meglio la Vespa o la Lambretta? Diciamo, perché la Vespa ha avuto più successo della Lambretta? C'è un motivo o casualità? Secondo me è casualità. Casualità. Comunque, Vespa o non Vespa, è innegabile la bellezza di questo esemplare. Per me sono tutte opere d'arte che sono proprio da museo. Guarda che bella linea lì, quel dettaglio lì, no? Quasi di derivazione aeronautica. Almeno a me ispira una cosa del genere. Stupendo. E poi ognuna è diversa, guarda quella lì a scacchi, qua la Lambretta tutta affusolata, grigia. Poi ognuna c'ha la ruota di scorta qua dietro, guarda quanti esemplari diversi, guarda questa che bella, tutta modulare così. Anche quest'altra col motore esposto. Ecco, io vedendo questi esemplari rifletto sempre sul mondo di oggi, che comunque c'è una certa standardizzazione dei modelli. E guarda qui quanta fantasia c'era dietro nel costruire quello che era alla fine uno scooter, un mezzo proprio che utilizzavano le persone tutti i giorni per andare a lavoro, non per piacere, era proprio un mezzo da lavoro. Poi ragazzi, probabilmente lo sapete, però la Lambretta la faceva la Innocenti, che è quella che faceva i tubi, tubi Innocenti. Questa ragazzi ve la ricordate, la Honda Transalp by Boano, l'ho guidata quella rossa alla Transitalia Marathon, ho guidato, credo che sia stata preparata alla stessa maniera. Guardate che spettacolare con tutta questa livrea. Il motore è rimasto identico, ho cambiato il terminale, la forcella davanti, la rimappatura della centralina, però fondamentalmente non sono stati completi stravolgimenti, almeno per quanto riguarda appunto la parte del motore. Veramente, veramente bellissima. Invece qua sono allo stand di Triumph, che c'è la presentazione dell'anteprima mondiale della Daytona. Andiamo un po' a dare un'occhiata com'è. Ed eccola qua, la Daytona 6,60, 95 cavalli, ancora il prezzo non si sa, base Trident, molto bella, sto colore bianco perla, poi c'è il nero e anche rosso, mi sembra che sia disponibile. Bella, mi piace, una bella linea, particolare. Sarei curioso di provarle prima o poi queste moto sportivone, che io ho sempre guidato Max Enduro. Però mi piace, dai, vediamo il muso come davanti, è particolare. Bene, andiamo ancora a curiosare, a vedere cosa c'è qua in giro di interessante. Sono proprio parecchi pezzi unici, quindi sono cose meno standard e più interessanti da vedere. Questa qua è la BMW R12, lo stand BMW, che bello, ma io sono veramente di parte, le moto sono tutte veramente belle, eh. Guarda qua che particolare davanti, anche questa, questo bel colore verde, bellissima, guarda che spettacolo di moto. Questa è la R1290 BMW Motorrad, oh, guarda questa che moto incredibile, questa è un Harley. Guarda qua, guarda il motore, pazzesco. Queste qua non sono moto, sono opere d'arte secondo me. Guarda i dettagli, sono indescrivibili quanto sono curate nei minimi particolari. Guarda che ruota, cioè sembra la ruota di un camion. Guarda il terminale qua come ha fatto, bellissimo. Guarda qua il dettaglio, incredibile. Capolavori tecnologici, moto completamente inutili, perché nel senso non è che ci puoi viaggiare, puoi comunque stare per molti molti chilometri sulla strada,
però fantastiche dal punto di vista estetico e tecnologico, bellissime. Come tutte le fiere, ragazzi, sarebbe da star qua una settimana. Adesso sono un po' di show fuori, vi faccio dare un'occhiata di quello che c'è. La moto più o meno come la guido io, dai, io guido un po' meglio. Adesso andiamo un po' nel clou della MBA, andiamo ai padiglioni 1, 2 e 3, che c'è il custom, quindi proprio quello che caratterizza questa fiera. Io non sono assolutamente esperto di questo mondo, adesso scoprirete con me le cose uniche che ci sono da vedere. Allora, tanto per farvi capire cos'è il custom, guarda questa moto qua, che è incredibile. Questo qua è l'elenco di tutte le robe che monta questa moto. Sono tutte robe customizzate e in ogni roba c'è il prezzo. Guarda questo, sospensioni 2795 euro. Incredibile. Guarda qua sotto il motore illuminato con vari LED. Pazzesca. Anche questa, guarda qui, tutta cromata. Il manubrio altissimo, lo scheletro sul serbatoio. E anche qua, guarda, questa qua c'ha un nome, si chiama Captain Larry, e questo è tutto l'elenco delle robe che ha. È incredibile. Cioè, questo è anche il bello del mondo delle moto, che c'è un mondo dietro ogni settore. Guarda, questi sono tutti i pezzi super customizzabili. Guarda che roba. Guarda, ogni pedana col suo prezzo. Guarda, questa è una Zodiac. Stupenda. Ecco, se giri qua e hai un gilet di pelle con sopra le toppe, meglio. Ma però è veramente un mondo super interessante, super curioso. Ecco, questa scritta, diciamo che riassume un po', fuck stock. Cioè, si fottessero le cose in serie. Guarda che spettacolo. Support your local Hells Angels. I caschi del Kinder Sorpresa. Poi ovviamente, se sei qua, puoi anche tatuarti direttamente al Motorbike Expo. Questa moto qua che è stranissima, deve essere leggermente scomoda mettersi seduti, però sicuramente particolare, c'è niente da dire. Che mondo pazzesco che c'è qua dietro. Però anche questo che è in mezzo, un Dodge in vendita, completamente customizzato. Passerà la revisione della motorizzazione a mezzo del genere. Qua, se vuoi, poi c'è anche tutto il merchandising con giubbini in pelle. Guarda che sono belli, però queste bocche così. Guarda quanta roba c'è, gilet come se piovessero. Guarda, tutto, borsellini. Ma che belle qua le bretelle. Non so se c'è una bella cinta per me. Ah, le cinte sono belle anche. Belle. Tutte illuminate a LED. Anche questa, guarda che roba. Questa tocca per terra praticamente. Cioè, non ha luce a terra, come fa? Vabbè, sarà un prototipo. Qua invece, ragazzi, c'è tutta la parte dell'usato, guarda, le forcella, anzi le forcelle, quante ce ne sono, celle là sopra, pezzi meccanici, terminali, leve dei freni, cioè veramente di tutto. Poi tutta la parte dei vestiti qua dietro, veramente di tutto di più, di tutto di più. Letteralmente è un mondo parallelo. Appena mi aspettavo, adesso c'è un odore di pelle fortissima qua intorno, perché con tutti questi capi in pelle. Qua ci sono anche le Royal Enfield Custom. Ora qua col vecchio logo, Made Like a Gun, Science 1901. Cioè, si personalizza proprio ogni cosa, ogni dettaglio. Beh, mi sono fatto una bella
cultura del custom. Devo dire che è interessante, è curioso, non è proprio il mio mondo, nel senso che, come sapete, per me la moto è più un mezzo per viaggiare, e qui invece nel custom mi sembra che proprio la moto sia l'estetica proprio, no? Quindi si cura moltissimo l'estetica. Va benissimo, però c'è proprio uno scopo differente dietro. Che alla fine è anche questo il bello del mondo delle moto, no? Cioè, sono questi, come dire, quasi realtà parallele che però sono tutte accomunate dal fatto di avere due ruote. Ragazzi, eccomi qua fuori dalla fiera, la giornata volge un po' al termine, c'è stato un po' un casino oggi, uno stuntman è finito contro delle persone su delle transenne, ha beccato 10 persone, ho visto l'ambulanza che era entrata, spero che nessuno si sia fatto gravemente male. Reso conto della fiera, molto particolare, molto più rustica, diciamo, di EICMA, ci sono delle cose, come avete visto, uniche, quindi è curioso venire a vederla perché ha proprio uno stile diverso rispetto ad EICMA, quindi per essere stata la mia prima mi è piaciuto vedere un sacco di amici, di gente che mi ha salutato, mi ha fatto molto piacere, e spero che vi sia piaciuto il video e aver soddisfatto un po' la curiosità di gente che magari non è potuta venire e ha visto cosa c'è attraverso questo video. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. A breve, ragazzi, ve lo annuncio, importanti novità, ci saranno delle nuove moto, ci saranno dei nuovi percorsi, e quindi unirò un po', diciamo, i viaggi che si amplieranno. Voglio sempre trovare zone nuove, quindi andare a toccare anche altre parti che non siano prettamente il nord Italia, e lo farò con dei mezzi diversi, ecco, diciamo questo. Quindi sono sicuro che vi produrrò dei contenuti che per voi saranno, come sempre, di valore. E noi, come sempre, ci vediamo, come sempre, alla prossima. Ciao!